Eder. Mac. Pallister. La vicenda di Mario Biondo, giovane e bellissimo ragazzo siciliano di 30 anni, che viveva in Spagna. Faceva il cameraman ed era sposato con una delle più famose conduttrici televisive spagnole, Raquel Sánchez Silva. Venne ritrovato cadavere nella sua casa di Madrid il 30 maggio 2013, impiccato con una pashmina a una libreria. Il caso venne archiviato. Su di lui ora esce una docu-serie in 3 puntate su Netflix dedicata alla sua misteriosa vicenda e a quanto accaduto il giorno della sua morte, e fino a qui non ci sarebbe niente di male. Se non fosse che non solo non è mai stato chiarito se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio, ma a detta di Fabio Falcone, avvocato della famiglia Biondo. La serie dà un'impronta contraria rispetto al nostro percorso giudiziario, cosa che non mi stupisce, visto che comunque è stata prodotta da Guillermo Gomez, ex manager di Raquel Sánchez Silva. Si sostiene l'ipotesi di una pratica di autoasfissia, un gioco di autoerotismo spinto all'estremo, cosa che non è mai uscita negli atti giudiziari. Per la Spagna è stato un suicidio, per l'Italia un omicidio. La famiglia di Mario Biondo non ha mai creduto che Mario si fosse tolto la vita. Ha combattuto e continuerà a battersi per avere la verità sulla morte del figlio. In tutti questi anni, la moglie di Mario Biondo, Rachel, è stata sospettata, se non come responsabile della morte, comunque come persona coinvolta nei fatti. E si è sempre dimostrata restia a collaborare con la giustizia. Nel 2022 il GIP di Palermo, Nicola Aiello, ha dovuto archiviare l'inchiesta sulla morte del ragazzo per limiti processuali dovuti alla distanza di tempo dai fatti. In quella morte ci sono tante cose che non quadrano. Anche il GIP Nicola Aiello, che ha archiviato il caso, l'ha fatto dicendo che era passato troppo tempo, che non c'erano elementi sufficienti per poter andare avanti, ma nemmeno lui credeva all'ipotesi del suicidio. O comunque non era cosa così ovvia come la polizia spagnola ha voluto far passare. Gli elementi che si traggono dal fascicolo del pubblico ministero, ad avviso del giudice, smentiscono la tesi suicidaria e lasciano pensare che Mario Biondo fu ucciso da mano rimasta ignota e successivamente collocato in una posizione atta a simulare un suicidio. L'altra legale della famiglia Biondo, Carmelita Monreale, prosegue. Questo documentario, se così si può chiamare, non corrisponde alla realtà processuale che è emersa dagli atti giudiziari. Mario non era un assuntore di sostanze stupefacenti. Il tossicologo che ha lavorato per conto della procura ha prelevato una ciocca dei capelli di Mario e non è stato rilevato nulla. Una forzatura, dunque, quella del film che vuole ritrarlo come un cocainomane abituale e incallito. Per quanto riguarda l'erotomania, anche quella non è dimostrabile. Le uniche ricerche sui siti porno che Mario aveva fatto avevano per oggetto il nome della moglie, quasi avesse dei dubbi su di lei. Le ricerche apparse sul suo computer relative alla pratica dell'autoasfissia sono tutte state fatte dopo la sua morte. In più, il telefonino non è stato mai consegnato alle autorità italiane. Era uno smartphone intestato alla società per cui lavorava il cugino della signora Raquel e si sono appellati a questo per non consegnarlo. I PM hanno potuto consultare solo il computer fisso e il portatile e da questi dispositivi è stato appurato che qualcuno ha avuto accesso al computer di Mario da remoto. Per fare cosa? Nella serie, si parla di una assicurazione, che la famiglia di Mario avrebbe potuto incassare se si fosse provato l'omicidio. I signori Biondo non avevano interesse a incassare quell'assicurazione, tanto più che non era stato ancora versato il primo pagamento e quell'assicurazione non era neppure operativa. Chissà perché nel filmato si è voluto andare a puntare il dito proprio lì. I signori Biondo sono voluti andare a fondo sulla storia dell'assicurazione, certo non per riscuotere del denaro, ma per capire se potevano esserci interessi di altri nell'uccidere il loro figlio. No, questo film non aiuta né a riaprire il caso né a raccontare i fatti. Ci sono cose che non tornano. Dell'incidente autoerotico, prima di questa serie, ai magistrati non è mai stato detto nulla. Questa ipotesi è emersa in maniera giornalistica, in modo strumentale, per far passare Mario come un ragazzo dedito all'uso di droghe e dalla reputazione discutibile.
In tutto questo tempo, fosse stato così, la vedova ne avrebbe parlato. E poi com'è che in un documentario, che esce dopo 10 anni dalla morte, si manda in onda la voce di 2 presunti dipendenti di questo puta club, il locale con le escort dove Mario sarebbe andato, senza però mostrare il loro volto, senza indicare il loro nome? Sa di ricostruzione posticcia, per screditare la memoria di un ragazzo che non si può più difendere. Ma allora, perché i genitori e i fratelli di Mario Biondo hanno partecipato a questo film? Quando i signori Biondo hanno firmato il contratto per autorizzare le riprese, c'era il nome di una società diversa da quella che poi ha gestito la produzione e che si è scoperto essere di Guillermo Gomez, che aveva interessi per far uscire un'altra versione dei fatti. La famiglia ha già attivato dei legali in Spagna e adesso si vedrà come procedere. Certo, se avessero saputo fin dal principio cosa sarebbe uscito, non avrebbero mai prestato il consenso a partecipare a questa docuserie. È stato fatto tutto senza disvelare chi c'era dietro nella produzione. L'idea, dunque, è che si voglia accreditare la figura di Raquel. Intanto la vita di Raquel Sanchez Silva è andata avanti. Dal 2014, un anno dopo la morte di Mario Biondo, si è legata al produttore audiovisivo argentino Matias Dumont, dal quale ha avuto 2 figli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!